tutti ragazzi, qui ci sta parlando. Bentornati in un nuovo video su Destiny. Benvenuti nel terzo video dedicato alle news rilasciate da Game Informer inerenti i Signori del Ferro. Oggi andremo a parlare del nuovo Cost of Esotico, dei suoi perk e del come ottenerlo. Però prima di fare ciò vi ricordo che in descrizione, oltre a trovare un articolo scritto da me su Lega Network nel quale andremo ad approfondire appunto quest'arma, vi lascerò anche i due scorsi video. Il primo nel quale parleremo in generale dei Signori del Ferro, mentre nel secondo andremo ad analizzare quali saranno le novità nel gameplay di Destiny. Però detto ciò ragazzi, bando alle ciance e iniziamo subito. Sicuramente tutti voi ricorderete la prima missione di Destiny, la prima volta che siete diventati guardiani, la prima volta che avete impugnato un'arma. Beh, quell'arma era proprio il Kostov. Bungie ha deciso di riportarlo alla luce, però molto più forte e con davvero dei perk assurdi. Diamogli un'occhiata. Partendo dai mirini avremo il primo mirino, che era quello classico dell'originale Kostov, che sarà spaccato per appunto mettervi un po' di nostalgia e che comunque vi fornirà un bonus per gittata e stabilità. Passando al secondo mirino, che è quello modernizzato, avremo un maggior zoom e una maggiore acquisizione del bersaglio. La seconda colonna di perk riguarda le modalità di fuoco. Infatti il nuovo Kostov non solo sarà un fucile automatico, ma bensì potrà essere trasformato in un fucile impulsi e in un fucile da ricognizione. Nella terza colonna di perk potremo aumentare la gittata e la precisione, altrimenti aumentare la gittata però avere una minore velocità di ricarica, o altrimenti aumentare la stabilità ma diminuire i colpi nel caricatore. Per quanto riguarda invece la quarta colonna, potremo avere più munizioni nel caricatore oppure una maggiore stabilità o anche il bonus che ci aumenterà la gittata nel momento in cui miriamo. Infine, ma non per importanza, possiamo anche modificare i colpi al minuto nel momento in cui utilizziamo l'arma come fucile automatico. Infatti potremo impostarla a 450 colpi al minuto avendo un bonus di gittata, o altrimenti a 900 colpi al minuto avendo un bonus di stabilità, ma diminuendo tantissimo l'impatto. Ed inoltre aumenteranno anche i colpi nel caricatore. Teoricamente ci sta anche un'altra colonna di perk che riguarda gli ornamenti, però per ora non sappiamo benissimo come funzionerà il tutto, se non il fatto che ci garantirà di cambiare l'estetica dell'arma. Infine ragazzi, parliamo di come ottenerla. Infatti ci saranno ben due metodi. Il primo è davvero molto semplice, perché nel caso voi abbiate conservato il vostro Kostov, basterà semplicemente scartarlo ed in automatico otterrete dei pezzi di Kostov, i quali vi daranno accesso ad un'impresa che poi, una volta averla completata, vi darà come ricompensa il nuovo Kostov esotico. Altrimenti, se non avete il Kostov, dovrete seguire un procedimento molto simile a quello del simulatore dormiente. Infatti randomicamente nelle casse che trovate nelle terre infette oppure affrontando la forgia dell'arconte potrete droppare appunto dei pezzi di Kostov. Prendendo questi pezzi, tra parentesi ne basterà solo uno, dovrete recarvi nel nuovo spazio social e lì, parlando con uno dei nuovi personaggi introdotti, riceverete appunto la quest che, come avevo detto prima, vi garantirà l'ottenimento del nuovo Kostov esotico. Detto ciò ragazzi, spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Lasciate come sempre un mi piace e un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Noi sentiamo domani o nei prossimi giorni con un nuovo video. Keep calm e sei strafatto. Bella raga.